Beh, non era deliziosa? Non era deliziosa? Era un amore. Era un amore, e così ho pensato bene di invitarla di nuovo questa sera, così per vedere come sta, eh? È con noi la piccola Charlotte. Charlotte! Come va? Bene, bene. Grazie, sei con noi, sei splendida, come sempre. Salutami mamma e papà, ok? Ti voglio bene, Daniele. Anch'io, Charlotte, grazie. Ciao. La piccola Charlotte, signore e signori. Una ragazza terribilmente carina. Spero che trovi l'uomo giusto. Benita da Lugano mi chiede invece, caro Daniele, sono una fan di Incantesimo. Quando riprenderà? Incantesimo riprenderà a marzo e posso dire in anteprima che ci sarà una grandissima sorpresa nel cast. Vediamolo insieme. Oh, Caterina, nei tuoi occhi vedo oscillare trapezi di stelle. Sei il solito stupido, Marco. Io non ho ancora deciso se passerò la notte con te. A dove andiamo? L'ultima lettera invece viene da Bergamo. Paolo mi chiede, caro Daniele, quando è stata l'ultima volta che hai fatto sesso? L'ultima volta che hai fatto sesso? Chiedilo a tua madre. Bene, chiudiamo la rubrica della posta. Daniele, scusa. Sì, Franza Di Noso, nostra grandissima regista. Grazie, Franza. Dimmi. Forse sei stato un po' duro con Paolo, non ti pare? Dici, eh? Beh, forse, ma magari si è offeso. Ah, e quindi... Dovrei chiedergli scusa? Beh, se uno chiede scusa, forse non sbaglia mai. Sai che hai ragione, Franza, hai ragione. Rimedio subito, ok? Aspettatemi qui. Sei scusato? Due volte. Chiudiamo la rubrica della posta. Il primo ospite di questa sera ci farà fare un viaggio affascinante nel mondo degli animali esotici e rari. Attenzione perché alcuni non sono vaccinati, altri sono velenosi, quindi c'è da divertirsi, ok? È con noi Fabio Cuoco. Arrivato Fabio, tu hai un negozio qua a Roma che è meraviglioso, sono animali rari ed esotici e la gente che passa non può fare a meno di guardare la vetrina perché è una e poi anche entrare ovviamente. Perché sono, tu non sei di Roma però, sei no, di io Napoli, sono napoletano. Hai 27 anni e sei a Roma da quando? Un anno e mezzo. Da un anno e mezzo più o meno. E da un anno e mezzo che ho questo negozio. Tu però hai la passione
per gli animali rari, diciamo, da... Io ho la passione per gli animali insoliti. Insoliti. E adesso esatto. Noi questa sera possiamo vederne già qualcuno, credo, già la metà, no? Di quello che abbiamo normalmente in negozio, esatto. Ah, dai, stupendo. Vediamo, Edelweiss, scusa, poi Edelweiss, puoi introdurre gli animali, vediamo. Magari diamo una mano, perché magari è pesantissimo. Queste cosa sono? Questi sono terrari e microambienti, esatto, che tu hai ricreato. Sono microambienti che noi abbiamo ricreato. Oddio, alcuni non sono originali, perché poi per portarli qua in studio automaticamente erano fin troppo grandi. Da dove cominciamo, Fabio? Allora, da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare da i ricci. Dai ricci, vediamo i ricci. I ricci. Allora. I ricci non sono altro che questi due ricci. Questi sono albini, questi sono bianchi. Allora, sono... uno è bianco ed sì. È un riccio rarissimo, se ne trovano pochissimi in tutto il mondo, sì. Ed è la derivazione di quello sale e pepe, per cui automaticamente, diciamo, è una mutazione del colore originale. Questi già di origine sono dei ricci nani africani, automaticamente, e niente, questa è la mutazione che... Lo renderà. Questi di cosa si cibano? Questi si cibano di crocchette per cani e per gatti. Quindi crocchette facile nell'alimentazione, facile nella manutenzione. Simpatico. Esatto. Sotto cosa abbiamo? Allora, questi sono dei rospi un po' particolari. Oh, questi rospi qua sono dei rospi americani. Sono giganteschi. Sono i famosi rospi che tutti sentono, ma nessuno sa come sono fatti. Sarebbero i rospi allucinogeni. Quelli che tu lecchi il dorso e diventi... Esatto, in realtà, diciamoci la verità, la storia della principessa che bacia il rospo e vede un principe era la storia di una drogata. Per cui automaticamente questa la... Il sunto di questi rospi. Tu hai provato a leccare il dorso di questo rospo? No. Già sono allucinato così, perché non lo vedevo proprio. Ok, e da quest'altra parte cosa abbiamo? Allora, da quest'altra parte, diciamo, abbiamo le cose più carine, che sono dei camaleonti. Sì, vediamo. Che sono questi qua. Dove sono? Allora, uno è questo. Eccolo qua. Oh, mamma mia. Oh, ce l'ho venire. È simpaticissimo, sì, guarda, è simpaticissimo. Allora, eccolo qua. Questo come si chiama? Questo è un camaleonte caliptratus, sarebbe il secondo camaleonte al mondo ad avere più cromatofori, quindi a cambiare più colori. Uh-huh. È bellissimo perché poi da adulto raggiunge mediamente i 50 cm e crea un elmetto sopra al... Questo quanto tempo ha? Lui c'ha 2 mesi. 2 mesi? È piccolo. E là, giri. E ce ne stanno una marea tutti nascosti. Ok. Se me lo riappioppi. Sì. Eccolo là. Può darsi che... Complimenti per gli ambienti, sono meravigliosi. Ringrazio. L'ultima invece è questa per giù in fondo? Allora, l'ultima è una teca, sì? Composta in vari settori, dove abbiamo gli animali poi più alcuni degli animali più particolari che abbiamo in negozio, diciamo sono insetti. Questi si possono togliere? Nel primo, certo. Vediamo. Nel primo troviamo dei millepiedi giganti africani. Vediamo questo millepiedi giganti africani. Questo è ancora piccolino, uh-huh. Premettiamo che diventa sempre una quarantina di centimetri. Ah! E questo animale qua? Dammi una mano. Questo è vivo? Beh, come te pare. Dicono che addirittura è velenoso se morde, tra le tante cose. Grazie. Questo mi rassicura. E che due? Oh, mamma mia. Ok. Allora, questi li posiamo. Uh-huh. Qua invece abbiamo un altro animale che poi è rarissimo, tra le tante cose, in Malesia. Sì? Spero di riuscirlo a prendere. È la mantide orchidea. Cioè? Una mantide a forma di orchidea. Questo è... Eccola qua. Oh, mamma mia. Una mantide che simula... Sembra un vegetale, sì. Esatto, una mantide che simula l'orchidea, tra le tante cose, sì. Che man mano che cresce si poggia sulle piante di orchidee sempre più grandi. Ed è un animale bellissimo. E tu hai richiesta per questo genere di animali? C'è gente che viene... Io, diciamo, vendo moltissimo anche tramite internet. Capito. Quest'altro... È la famosa blatta fischiante del Madagascar. Una blatta fischiante. Fischia! Oh, mamma mia! È fischiante! Oh. Si sente? Eccola qua! Si sente? Questa la chiamano blatta, il famoso scarafone di casa. Eccola qua! Non so dove abiti tu, però. Guarda, diciamo che questi li ho trovati qua dietro. Eccolo qua!